Lasciatemi dire un'altra cosa e poi basta. Non voglio offendervi. La vostra coscienza, voi dite. Non volete che sia messa in dubbio? Me ne ero scordato. Scusate, ma riconosco. Riconosco che per voi stesso, dentro di voi, non siete quale io. Di fuori vi vedo, non per cattiva volontà. Vorrei che foste almeno persuaso di questo. Voi riconoscete, vi sentite, vi volete in un modo che non è il mio, ma il vostro. E credete, ancora una volta, che il vostro sia giusto e il mio. Sbagliato. Sarà, non nego, ma può in vostro modo essere il mio e viceversa? Ecco che torniamo da capo. Io posso credere a tutto ciò che voi mi dite. Vi credo. Vi offro una sedia, sedete e vediamo di metterci d'accordo. Dopo una buona oretta di conversazione ci siamo intesi perfettamente. Domani mi venite con le mani in faccia gridando: Ma come? Che avete inteso? Non vi avevo detto così e così. Così e così. Perfettamente. Ma il guaio è che voi, caro, non saprete mai. Né io vi potrò mai comunicare come si traduca in me quello che voi mi dite. Non avete parlato turco, abbiamo usato, io e voi, la stessa lingua, le stesse parole. Ma che colpa abbiamo, io e voi, se le parole di per sé sono vuote? Vuote, mio caro, e voi le riempite del vostro senso. Nel dirmele, e io, nell'accogliere inevitabilmente, riempio del mio senso. Abbiamo creduto di intenderci, ma non ci siamo intesi affatto. Storia vecchia, anche questa, si sa. E io non pretendo dir niente di nuovo, solo torno a domandarvi. Ma perché allora, santo Dio, seguitate a fare come se non si sapesse, a parlarmi di voi, se sapete che per essere per me quale siete per voi stesso e io per voi quale sono per me, ci vorrebbe che io dentro di me vedessi quella stessa realtà che voi vi date e viceversa. E questo non è possibile. Ahimè, caro, per quanto facciate, voi mi darete sempre una realtà a modo vostro, anche credendo in buona fede che sia a modo mio. Sarà, non dico. Magari sarà, ma a un modo mio che io non so né potrò mai sapere, che saprete soltanto voi, che mi vedete da fuori. Dunque, un modo mio per voi, non un modo mio per me. Ci fosse fuori di noi, per voi e per me, ci fosse una signora realtà mia e una signora realtà vostra, dico per se stesse uguali, immutabili. Non c'è. C'è in me e per me una realtà mia. Quella che io mi do, una realtà vostra in voi e per voi, quella che voi vi date, le quali non saranno mai le stesse né per voi né per me. E allora? Allora, amico mio, bisogna consolarci con questo, che non è più vera la mia, né
che la vostra e che durano un momento, così la vostra come la mia. E gira il capo. Dunque, concludiamo. Ecco, dunque, volevo venire a questo, che non dovete dirlo più, non lo dovete dire, che avete la vostra coscienza e che vi basta. Quando avete agito così? Ieri? Oggi? Un minuto fa? E ora? Ah, ora voi stesso siete disposto ad ammettere che forse avreste agito altrimenti. E perché? Oh, Dio, voi impallidite. Riconoscete forse anche voi, ora che un minuto fa voi eravate un altro? Ma sì, mio caro, pensateci bene. Un minuto fa, prima che vi capitasse questo caso, voi eravate un altro. Non solo, ma voi eravate anche 100 altri, 100.000 altri. Non c'è da farne, credete a me, nessuna meraviglia. Vedete, piuttosto, se vi sembra di poter essere così sicuro che di qui a domani sarete quel che assumete di essere oggi. Caro mio, la verità è questa. Sono tutte fissazioni. Oggi vi fissate in un modo, domani in un altro. Vi dirò poi come e perché.